Si è svolta giovedì 7 giugno a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana a Milano, la giornata dei Lefonti Day and Night dedicata al mondo delle assicurazioni. La mattina con il New Insurance Day, le nuove sfide del settore assicurativo, ed è proseguita la sera con i Lefonti Insurance Awards e i Lefonti Legal Banking and Finance Awards. Team legale dell'anno, boutique di eccellenza, Real Estate, il premio viene assegnato allo studio legale Ludini, per il livello altamente specializzato nell'ambito del diritto immobiliare, l'efficacia delle risposte e le soluzioni adatte a ogni esigenza sono garantite grazie alla quarantennale esperienza del titolare e la coesione di tutti i professionisti che fanno parte del team. Complimenti. Team legale dell'anno, boutique di eccellenza, Real Estate. Bravissimi, complimenti. Siamo in compagnia dell'avvocato Elio Ludini, socio Buongiorno Dini. fondatore dello studio legale Ludini. Esatto. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei. Il vostro studio si è aggiudicato il premio ai Lefonti Awards di questa sera come boutique di eccellenza nel settore del real estate. Le chiedo anzitutto un commento per questo riconoscimento. Beh, è un riconoscimento prestigioso che chiaramente fa onore a tutti i componenti dello studio perché siamo impegnati su un fronte quotidiano e grazie a Dio e grazie all'operosità di tutti riusciamo ogni giorno ad adempiere ai vari doveri che la professione sollecita. Ecco, le chiedo alla luce del contesto attuale del nostro paese, come vede il futuro degli investimenti stranieri nel real estate in Italia e quali strumenti e politiche a suo parere possono meglio rappresentare un sostegno Beh, per il settore? innanzitutto sì, è necessario che questi fondi, specie quelli internazionali, riescano a immettere moneta e investimenti in Italia. La necessità però che questi siano sempre più continui, nasce dal fatto di avere una giustizia che sia celere e procedure di risoluzione delle crisi che consentano di avere chiaro l'obiettivo dell'investimento. Per cui i tempi lunghi sono dannosi per chi, come i fondi, intende attuare una politica di investimento e riuscire a stare sul mercato in maniera redditizia. Bene, le chiedo infine quali novità avete in serbo per i prossimi mesi. Beh, le novità sono quelle di riuscire ad avere riscontri sempre più celeri nell'ambito della nostra attività professionale e quindi di riuscire a contemperare le varie esigenze sia del cliente sia con la messa a punto di una serie di iniziative che riescano a velocizzare e a veicolare al meglio gli interessi del cliente stesso.